Ogni qualvolta Gesù annuncia il suo messaggio, la buona notizia di Dio, cioè il suo amore per tutta l'umanità, ecco che nel Vangelo di Marco spuntano sempre i nemici di questo messaggio. E non sono i peccatori, ma sono proprio le persone pie, gli zelanti custodi della legge, i farisei. Vediamo cosa ci scrive l'Evangelista Marco. Alcuni farisei, quindi queste persone che mettevano in pratica tutti i precetti e le osservanze della legge, si avvicinarono e per tentarlo. Il verbo tentare è apparso la prima volta all'inizio del Vangelo, quale azione del Satana, del diavolo, poi l'Evangelista lo attribuisce sempre ai farisei. Come mai queste persone che erano ritenute i santi, i santoni dell'epoca, ammirati per le loro osservanze, invece per l'Evangelista e per Gesù sono soltanto strumenti del diavolo? Perché mentre Dio è amore che si mette a servizio degli uomini, il diavolo è potere che li domina. Allora i farisei sono coloro che dominano, anche se fanno questo dominio per motivi religiosi. Dominano le persone e le dominano in nome di Dio. Questo per Gesù è intollerabile. Chi domina, anche se lo fa per motivi religiosi, in nome di Dio, è sempre uno strumento del diavolo. Si avvicinarono per tentarlo e gli domandavano. E gli fanno una domanda alla cui risposta era scontata, infatti gli chiedono se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma certo che sì, si sapeva. Nessuno metteva in discussione la possibilità da parte dell'uomo di ripudiare la moglie. Il problema era sapere quali sono i motivi per farlo. Ma perché fanno questa domanda? Perché vedono che Gesù parla di questo amore per tutta l'umanità e Gesù non distingue tra uomo e donna. Allora vogliono portare Gesù in un ambito, quello familiare, dove era indiscusso il potere dell'uomo, del marito, sopra la moglie. E Gesù non risponde, ma risponde con un'altra domanda. Che cosa vi ha ordinato Mosè? È strano che Gesù in questa domanda non dica che cosa ci ha ordinato Mosè, anche Gesù era ebreo, ma Gesù prende le distanze dalla legislazione di Mosè. Per Gesù non tutto quello che è scritto nella legge e a cui si attribuisce autorità divina ce l'ha realmente. Già nel capitolo precedente Gesù aveva dichiarato puri tutti gli alimenti, così era il commento dell'Evangelista Marco all'azione di Gesù, in contraddizione con quanto scritto nel libro del Levitico. In parte, quello che c'è nella legge è cedimento alle perverse inclinazioni umane. Quindi, che cosa aveva ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarlo. Questo atto di ripudio lo troviamo nel capitolo 24 del libro del Deuteronomio, dove c'è scritto: quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, ecco, al tempo di Gesù la discussione era su cosa significa questo non trovare grazia, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Quindi era un foglio nel quale l'uomo scriveva: oggi tu non sei più mia moglie, e la cacciava via. Il motivo, la discussione al tempo di Gesù, era sapere cos'era questo qualcosa di vergognoso. Ebbene, Gesù risponde loro: per la durezza del vostro cuore, il cuore, lo ricordiamo, nel mondo ebraico non è la sede degli affetti, ma significa la testa, la mente, la coscienza, quindi per la vostra durezza, per la vostra spietatezza. Egli scrisse, e di nuovo Gesù prende le distanze, per voi questa norma. Per Gesù non si ritiene implicato in questo. Ma mentre i farisei si rifanno a Mosè e al Dio della legge, Gesù si rifà al Dio della creazione. Dio non legifera, crea, non si esprime nella legge, ma si esprime nella creazione. E infatti Gesù si rifà all'inizio della creazione, li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Qui Gesù adopera dei brani del libro della Genesi e risalta il consenso personale. Il matrimonio era un contratto tra le famiglie, no? Gesù richiama al disegno originale. Il maschio e la femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre, il padre è colui che dà la sicurezza, la madre è l'amore incondizionato, e si unirà a sua moglie. E qui Gesù omette il versetto del Genesi sulla fecondità. Per Gesù quello che importa è l'unione tra l'uomo e la donna, questo amore che li rende uno. E infatti i due diventeranno una carne sola. Gesù parla di due persone che trovano l'uno nell'altro
una protezione, una sicurezza ancora più grande di quella che il padre poteva assicurare e un amore incondizionato ancora più grande di quello che la madre poteva offrire. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Due persone si possono dividere, ma quando diventano una sola cosa non si può dividere perché sarebbe una mutilazione. Quello che Gesù ha detto non provoca reazione da parte dei farisei, ma da parte dei discepoli, per i quali è inaccettabile questa novità di Gesù. E infatti a casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento, quindi si vede che è un problema che a loro stava a cuore. E è una difesa delle istituzioni religiose, della tradizione. E allora Gesù disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, questo è strano perché nel mondo ebraico non esisteva la possibilità per la donna di ripudiare il marito, Gesù ne fa una legge universale. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gesù si mette sempre dalla parte della persona debole. Era accettato a quel tempo che l'uomo avesse potere sulla moglie al punto da poterla cacciare. Per Gesù questo è inaccettabile. Gesù sta sempre dalla parte dei deboli. Il brano è iniziato con quelli che erano ai vertici della società, i farisei, e termina con quelli che erano in fondo alla società, proprio per mettere in contrasto. Gli presentavano dei ragazzini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Addirittura l'evangelista adopera il verbo sgridare, come si usa per gli indemoniati. Chi sono questi ragazzini? Non sono i bambini di un certo romanticismo. E i ragazzini sono esseri insignificanti, sono gli ultimi della società, quelli che non valgono nulla. Li presentano a Gesù perché lui li tocchi, gli comunica vita. Ebbene, i discepoli, che sono animati da questi desideri di primazia, di gerarchia, non lo tollerano e li rimproverano. E Gesù, al vedere questo, si indignò l'unica volta in tutto il Vangelo di Marco in cui Gesù si indigna e disse loro: lasciate che i ragazzini vengano a me, non glielo impedite. Quindi è con molta forza che Gesù dice questo. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In contrapposizione ai farisei, che credevano che per la loro santità, per la loro osservanza di precetti, di meritare il regno di Dio, Gesù contrappone gli ultimi della società. Ed è un invito ai discepoli, che continuamente litigano tra di loro per sapere chi è il più importante, di farsi ultimi. Dio, per amore, si è messo a fianco agli ultimi e chi vuole essere in comunione con questo Dio si deve fare ultimo. A chi è, come loro infatti, appartiene il regno di Dio? E Gesù assicura: in verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un ragazzino non entrerà in esso. Per entrare nel regno di Dio, la società alternativa di Gesù, occorre farsi ultimi. E prendendoli tra le braccia, quindi Gesù si identifica, li benediceva imponendo le mani su di loro. Quindi Gesù benedice quelli che nella società si fanno ultimi, sono i più vicini a lui.